In Lombardia 1,5 milioni di vaccini previsti in questi giorni non sono arrivati perché l'asta è andata deserta, nel senso che il prezzo di offerta di questa ditta non ha soddisfatto la regione Lombardia. E entro il 21 novembre però sono previsti proprio l'arrivo di 1,5 milioni di pezzi. In Abruzzo la situazione a Teramo? Dunque, in Abruzzo, in regione Abruzzo, l'asta non è andata deserta, la regione si è aggiudicata come primo lotto 125.000 dosi di vaccino che saranno consegnate a brevissimo tempo ed è in corso già presso gli ambulatori dei medici di medicina generale, medici di base, la vaccinazione è già in corso con il vaccino tipo trivalente già dai primi di ottobre. Però se io adesso in questo momento entro nella sua farmacia, come nelle altre farmacie di Teramo, non trovo il vaccino. Il vaccino, diciamo, per le categorie non protette, ovvero gli ultra sessantenni, gli operatori sanitari, tutti coloro che soffrono di determinate patologie, per il momento, diciamo, il vaccino di libera vendita ad uso privato per il momento non è ancora disponibile perché i distributori ancora non ne sono in possesso. Lei è un farmacista di esperienza, perché il Ministero fa tanta campagna di comunicazione? Vaccinatevi, vaccinatevi e non troviamo i vaccini. Dunque, i vaccini non è vero che non si trovino, le ho detto che già dal primo di ottobre è possibile presso gli ambulatori dei medici di base effettuare la vaccinazione. Non tutti però. Non tutti, si è data giustamente la precedenza alle fasce di popolazione, insomma, più debole, più da tutelare di più e successivamente, ma parliamo di pochi giorni, perché mi sembra che dal 12 di ottobre del corrente mese dovrebbe essere disponibile anche l'ulteriore lotto di vaccini acquistato dalla Regione Abruzzo.